E vogliamo brevemente vedere una parte della scrittura dove cogliamo ancora una volta quello che è fondamentale nell'essere cristiani. Oggi si discute di tante vie, tante strade, tante direzioni. Si dice che tutte le vie sono buone, tutte le vie portano a Roma, ma tutte le vie hanno un significato, e questa è la logica un po' dell'umanesimo, dove l'uomo è al centro di ogni cosa e quindi diciamo che ogni cosa centrata sull'uomo apparentemente può dare dei risultati. Ma vogliamo questa sera in maniera molto semplice ribadire e rivedere insieme come nella esistenza dell'essere umano esistono solamente due religioni. Come dice due religioni? Ce ne sono 100.000 religioni, no, ce n'è semplicemente due, sintetizzando al massimo. Ci sono le religioni dell'uomo, cioè le religioni nelle varie forme, salse, mixer, eccetera, eccetera, che si basano su quello che l'uomo può fare per raggiungere Dio, e c'è invece la religione di Dio, cioè quello che Dio ha fatto per poter raggiungere l'uomo. Queste sono le due religioni fondamentali del genere umano e noi possiamo appartenere all'una o all'altra, a prescindere poi dall'etichetta che mettiamo sulla nostra vita. Possiamo essere tra quelli che stanno cercando di autosalvarsi, che stanno cercando di raggiungere la perfezione con sforzi umani, ma possiamo essere anche tra quelli che hanno scoperto che proprio perché non c'era nessuna possibilità di raggiungere Dio, Dio stesso ha preso l'iniziativa e ha stabilito un ponte meraviglioso e attraverso Gesù ha potuto coronare il suo sogno di amore, ha potuto stringere nuovamente l'uomo, sua creatura, al suo seno senza nessun problema, senza nessun ostacolo. Vogliamo leggere qualche cosa nella lettera di Paolo a Tito e velocemente trarne qualche riflessione questa sera. Tito, capitolo 2, verso 9. Intanto esordisce in questa maniera, dice: esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Fermiamoci un attimo. Qualcosa che subito ci colpisce è questo assimilare la dottrina a qualche cosa che non ha a che fare con la teoria, con la teologia, ma con la vita delle persone. Infatti, quando dice di non derubare, di mostrare lealtà perfetta, per onorare la dottrina di Dio. Quindi se sei una persona, se sono una persona che vuole onorare la dottrina di Dio, non c'è modo migliore che crescere nell'amore, nella pace, nella lealtà, nella trasparenza. Questo ha a che fare col onorare la dottrina. Non c'è un modo di onorare la dottrina che non passi attraverso la nostra vita pratica reale. Potremmo essere dei puristi, degli ortodossi, secondo la dottrina, avere la dottrina pura, ma non esprimere lo spirito della dottrina, lo spirito della lettera. E qui, come vedete in maniera chiara, quindi assimila il concetto di dottrina, infatti c'è quello infatti. Infatti la grazia di Dio salvifica si è manifestata. Quindi, cosa significa in qualche modo onorare la dottrina se non scoprire
l'effetto della grazia di Dio, se non scoprire il dono di Dio, se non scoprire la vita nuova che Cristo ci ha dato e manifestarla, perché nella vita nuova che Dio ci ha dato c'è una libertà di amare, di perdonare, di essere sinceri, una capacità di lealtà e di fedeltà che non è nell'essere umano. Quindi dottrina uguale grazia salvifica. Grazia salvifica che, come continua l'Apostolo, che si è manifestata e ci insegna, ci ammaestra a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Ma andiamo avanti alla parte centrale di questa riflessione. Passando al capitolo 3 di Tito, continua così l'esortazione dell'Apostolo Paolo: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. E l'Apostolo Paolo poi sottolinea una realtà che abbiamo bisogno di capire sempre di più, al verso 3. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. L'Apostolo Paolo dà un'esortazione forte all'amore, al bene, sottolineando che il nostro background, indipendentemente dalla cultura più o meno rigida, dal galateo, dal sistema etico-morale che abbiamo abbracciato, è un background negativo. E questo ancora per capire la grazia di Dio bisogna capire la situazione dove noi ci troviamo. Nessuno capirà l'amore grande di Dio, quello che Lui ha fatto per noi, se non capisce la situazione tremenda in cui versava. E quando l'Apostolo Paolo dice noi tutti eravamo, non sta dicendo noi tutti cattivi. Noi purtroppo nella definizione comune distinguiamo gli uomini di questa terra tra buoni e cattivi. Non so se anche voi tante volte viene questo tipo di distinzione, dite ma è un buon uomo, ma è questo è cattivo, questo è buono. In realtà Dio, che guarda nel profondo e guarda nell'intimo di ognuno di noi, vede il fallimento, vede il male e vede il bisogno profondo che ognuno di noi ha di ricevere questo dono meraviglioso della grazia di Dio, un dono che possiamo apprezzare semplicemente quando ci accorgiamo che non basta addomesticare la nostra aggressività, non basta controllare le nostre spinte negative per cambiare profondamente. Oggi è l'era dei disturbi psicosomatici. Oggi, anziché impazzire le persone, impazziscono i cuori, impazziscono i colon, impazziscono tutte le viscere. Perché? Perché tutta quella rabbia profonda che c'è nell'essere umano viene scaricata, viene portata su altre realtà. Grandi disturbi, anche di tipo psichiatrico, avvengono perché le persone hanno difficoltà ad accorgersi di avere il male dentro. Voi non avete idea di quante persone incontro imprigionate dal fatto di non volere accorgersi di avere il male dentro e quindi di cercare di controllarlo con sforzi umani, con difese umane, che spesso poi degenerano in meccanismi irrazionali di vario tipo, disturbi ossessivi, compulsivi. È come se l'irrazionale uno lo vuole controllare. Ma qui l'Apostolo Paolo in maniera chiara dice che la natura nostra, la natura umana, la natura di ogni uomo, potremmo leggere tante altre parti della scrittura, ma vogliamo basarci solamente su questa parte questa sera, è quella di ribelle.
Ci credete che nel profondo di ogni essere umano c'è una ribellione? Qualcuno dice no, ma non perché, è perché spesso nella paura abbiamo nascosto la ribellione, abbiamo nascosto questo rifiuto, questo sciopero più o meno forte che c'è dentro ognuno di noi. Ma Dio vuole farci vedere queste cose perché il cambiamento sia reale, radicale, profondo, perché la capacità di amare venga dal suo dono, dalle risorse nuove che Dio ha preparato per noi. Quindi può sembrarvi strano, ma dentro ogni uomo che non ha realizzato la grazia e l'amore di Dio, in potenza ci sono ribellioni, c'è irrazionale, insensato. Insensato cosa significa? Irrazionale. Ci sarà un momento nella vita dell'uomo in cui farà delle cose irrazionali e dirà: ma da dove mi vengono? Ma chissà da dove mi vengono? Ma chissà perché vado dietro delle cose che sono irrealizzabili? Ma perché? Ma chissà perché non posso controllarmi? Questo è l'irrazionale che è presente in ogni individuo. E ancora, schiavo di ogni sorta di passione. Sembra strano, ci sono le persone che sembrano razionali, ma anche quelle sono dominate dalle emozioni, dalle sensazioni, odiosi e odiandoci a vicenda. Spesso questa è una rivelazione bruttissima, quando scopriamo che al di là di quell'amore che pensiamo di avere, io ero una persona che pensavo di amare tutti, sapete? Pensavo di essere il più grande filantropo, il più grande amico di ogni essere umano, e c'avevo la gastrite e l'ulcera, pesavo 25 kg di meno, perché poi ho dovuto scoprire che dietro questa mia parvenza di sorriso, di amore, c'era un odio profondo contro tutto e tutti. E quando l'ho scoperto non è stato bello, certamente le mie quotazioni sono molto scese, ma quando l'ho scoperto ho potuto apprezzare, ho potuto comprendere in una maniera nuova perché Gesù era dovuto morire al mio posto per prendere su di sé il mio irrazionale, il mio fallimento, il mio odio, che io avevo coperto bene, che avevo ben controllato perché volevo fare il bravo, ma che dentro di me era una realtà. E guardate come andiamo verso il centro e la conclusione di questa riflessione. Quindi noi eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Questo è un piccolo curriculum, è una piccola foto della nostra natura senza Dio. Qualcuno che senza Dio pensava di non essere così, in realtà, purtroppo, mi dispiace, si stava prendendo in giro, stava bleffando con se stesso. E c'è un momento in cui ci dobbiamo accorgere di questo per poter apprezzare la grazia di Dio. E il verso 4 dice: ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Questo ma lo dice Dio. Questa differenza la fa Dio, perché noi potremmo dire: anche noi eravamo un tempo insensati, ribelli, traviati, ma quando ci siamo dati una smossa, ci siamo autocontrollati, abbiamo deciso di cambiare, non è così. I cambiamenti operati semplicemente a livello umano, fratelli, sorelle, sono cambiamenti con dei sistemi di difesa psicologici, umani, che cambiano gli ordini dei fattori ma non cambiano la sostanza. Noi possiamo decidere l'aggressività di scaricarla in un posto anziché in un altro,
cercare di controllarla, cercare di prenderci in giro, cercare di fare tanti salti mortali, ma non possiamo realmente cambiare la realtà profonda del nostro essere. Ed è importante che voi lo scoprite, non soltanto nel momento della salvezza, non soltanto per beneficiare di questo dono meraviglioso che è la grazia di Dio, ma che lo scopriate anche nella santificazione, per capire come si può cambiare. Tu non cambierai perché un giorno dirai, ora basta, da oggi sarò diverso. Questa è una trappola incredibile, perché nel momento in cui dici da oggi sarò diverso e poi entro la sera fai lo stesso errore, entrerai in un meccanismo di colpa incredibile, comincerai a dire Dio non ci può con me o io non ci posso con Dio, non lo so. Comincerai a vivere nella formalità, comincerai a pensare di dover rimanere schiavo del tuo male. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia. Da che cosa vuoi essere giustificato? Tante volte cerchiamo tante giustificazioni ai nostri errori. Ma la giustificazione vera è quella che Dio ha scritto per noi. Non ci sono altre giustificazioni. Non possiamo portare giustificazioni che non siano quella di Dio. Lui, attraverso Gesù, ci vede giusti. Ed è quello che brevemente questa sera sentivo di condividere. C'è una autogiustizia, c'è un tentativo nostro di essere approvati da Dio, c'è un tentativo di operare per essere apprezzati, e spesso si manifesterà come un fallimento, e c'è un riconoscersi fragili, deboli, falliti, peccatori, e ricevere il sostegno della grazia di Dio. Ancora una volta la grazia di Dio, che non significa qualcosa che si volge alla dissolutezza, ma qualcosa che ha il potere di cambiarci. Infatti subito dopo la scrittura, ancora una volta, vedete, parla della grazia, parla del dono di Dio, parla di quello che è importante realizzare, però parla poi che questo produce delle opere. Certa è questa affermazione, conclude l'Apostolo Paolo e concludiamo noi anche questa sera. E voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio, e possiamo parafrasare, e hanno scoperto la grazia di Dio, che non soltanto ti insegna e ti ammaestra a rinunziare al male, ma soprattutto ti dà la potenza, la capacità di vivere il bene. Tutti quelli quindi che hanno beneficiato della grazia di Dio, abbiano cura di dedicarsi a che cosa? A opere buone. Fratello, sorella, tutto quello che noi scopriamo della grazia di Dio, tutto quello che la grazia di Dio ci ammaestra a cambiare nella nostra vita, tutto quello che la grazia di Dio può trasformare in noi, in che cosa si traduce? In una dottrina più elaborata? Nell'andare a vedere qual è il sesso degli angeli? Nel fare disquisizioni di ogni tipo? Su luoghi, su posti, su... No, si traduce in opere buone. Guardate come conclude. Queste cose sono buone e utili agli uomini, traducendolo in termini pratici. Se tu, uno, hai scoperto che non potevi salvarti da solo,
e finalmente hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, hai compreso che Lui doveva morire per te perché tu non saresti mai potuto essere accettato al tribunale di Dio, e Lui è diventato capro espiatorio, questo già ti fa tirare un sospiro di sollievo eterno, perché la punizione che doveva essere su di te è su di Lui. Alleluia, siamo salvati per grazia, alleluia, alleluia. Ma ancora continua, la grazia ci dà la salvezza, ma poi ci guida, come qui dice la Scrittura, a rinunziare al male, ci guida a scoprire il bene, ci guida a trasferire questo bene in opere reali, pratiche. Queste cose, quello che nasce da questa pratica, sono cose buone e utili a tutti gli uomini. Se tu cresci nella grazia, se tu cresci nella scoperta dell'amore di Dio, questo sarà buono e utile a tutti. Se tu cresci solamente nella teoria, nella teologia, questo non servirà a nessuno. La conoscenza gonfia, la carità edifica. Guardate come conclude qui la Scrittura. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, ma potremmo dire intorno alla parola di Dio, evitale, perché sono inutili e vane. Anzi, ancora di più, ribadisce l'Apostolo Paolo, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Chi è l'uomo settario? È l'uomo che non si affida alla grazia di Dio. Ricordate, la scorsa volta parlavamo del legalismo, della legge, della grazia, e caccia via la schiava, diceva la Scrittura. L'uomo settario è l'uomo che non si basa sulla grazia di Dio. Perché? Perché in qualche modo pensa di poter ricevere perché lui è più forte, è più intelligente, è più santo degli altri, è più consacrato degli altri. Pensa di avere un diritto particolare davanti a Dio, e questo in qualche modo gli impedisce di scoprire la grazia di Dio. Ricordate l'Apostolo Paolo quando dice: ma se quello che avete ricevuto è un dono, ma perché vi vantate come se non l'aveste ricevuto? Se l'avete ricevuto è qualcosa che viene da Dio. Tu ti puoi vantare di qualcosa che qualcuno ti ha regalato e non perché lo meritavi? Saresti un pazzo. Se qualcuno ti dice: io ti regalo questo perché ti amo, tu non puoi vantarti. Ci alziamo in piedi. Nel nostro cuore c'è un sottile settarismo quando pensiamo di essere migliori degli altri. Quando pensiamo di saperne più degli altri. Ma ricordate qual è la sapienza che viene dall'alto, ci ricorderà l'Apostolo Giacomo. Com'è la sapienza che viene dall'alto? Pura, pacifica, mite, arrendevole. E com'è invece la sapienza che viene dalla carne? Terrena, carnale, diabolica. Questa sera sento veramente un richiamo forte di Dio, perché il settarismo che c'è in ognuno di noi, e non il settarismo di appartenere necessariamente a un gruppo, quello è un settarismo pure brutto, perché potrebbe dire: il nostro gruppo è migliore di quell'altro gruppo, è migliore di quell'altro, perché noi, ma se stiamo scoprendo la grazia di Dio, questo non ci può inorgoglire, anzi,
ci rende servitori degli altri, se stiamo comprendendo più degli altri, Dio ci sta facendo capire che dobbiamo amare, sopportare di più. Questa è la dottrina. Più dottrina significa più grazia significa più capacità di spendere ed essere spesi per gli altri. Ricordate l'affermazione di Paolo: la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi io ho faticato più di tutti loro, non già io ma la grazia di Dio in me. Paolo aveva realizzato più grazia, ma questo non lo poneva in un piedistallo, ma lo poneva in un'attitudine di servizio, lo poneva in un'attitudine di amore, e lui spendeva ed era speso per gli altri. Quindi questa sera il Signore ci chiama a lasciare il settarismo, non soltanto collegato a noi, quando diciamo noi potremmo dire noi italiani, anche nel calcio magari è giustificato, noi italiani campioni del mondo, ma questo credersi migliori degli altri è un atteggiamento che porta al settarismo. E l'uomo settario è un uomo che crea problemi. Ecco perché l'Apostolo esorta a evitarlo, evitare di cedere ai suoi discorsi, evitare di entrare in una discussione. Certo, amarlo, ma evitarlo, perché l'uomo settario è un uomo che mette in risalto non l'amore e la grazia e la misericordia di Dio, ma mette in risalto le proprie presunte qualità e le proprie presunte opere meritorie. Ma è una grazia di Dio che non siamo stati interamente distrutti, fratelli. Io più avanti vado, più mi rendo conto che Dio non mi sta trattando per come avrei dovuto essere trattato. Tante volte io mi dico, guardando certe cose che ancora non riesco a fare bene, mi dico: Mauro, fai schifo. Non c'è bisogno che me lo dicano gli altri, me lo dico io stesso. E Dio mi guarda e mi dice: no. Ma perché? Perché non sta vedendo il mio errore? No. Ma perché sta vedendo la sua opera in me e mi sta dicendo, e ti sta dicendo: guarda quello che io ho fatto in te, figlio mio. Non guardare se ancora sei riuscito a tirarlo fuori, non guardare gli sforzi che hai fatto per cambiare, che sono solamente umani, ma guarda l'amore profondo che io ho per te e che mi ha fatto sì che ho messo in te questa vita di libertà, di pace, di amore. Guardati come un'opera meravigliosa. E mentre l'uomo settario si sentirà un Superman, l'uomo che confida nella grazia di Dio si sentirà un fragile, un debole, ma Dio gli dirà: tu sei forte, perché io sono la tua forza. E allora vinciamo questa sera il settarismo e impariamo in una maniera nuova cosa significa dipendere dalla grazia di Dio. Signore, è meraviglioso perché in ognuno di noi ci sono queste caratteristiche che ha citato il tuo figliolo Paolo. C'è l'irrazionale, c'è il non senso. In ognuno di noi c'è la tendenza tante volte a ripetere sempre gli stessi errori, pur sapendo che sono cose sbagliate, Signore. Ecco perché ti diciamo: perdona, come primo passo, e riceviamo sempre il tuo perdono. Ecco perché il nostro atteggiamento si mantiene nell'umiltà, Signore, perché siamo convinti che quello che c'è di buono in noi lo hai messo tu. E se lo hai messo tu, non possiamo vantarci, non possiamo inorgoglirci.
Grazie per questo dono prezioso. Grazie perché la tua grazia ci giustifica. Grazie, Padre, perché siamo al centro del tuo amore. Grazie perché in questo momento il tuo abbraccio è forte per ognuno di questi miei fratelli, di mie sorelle, anche quelli che si sentono indegni, anche quelli che si sentono nel fallimento, Signore, anche quelli che si sentono incapaci di soddisfare le tue aspettative. Grazie perché il tuo amore è più forte e in questo momento li tocca, ci tocca. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci hai salvato non per opere giuste, ma ci hai salvato per compiere delle opere giuste. E grazie perché mentre il tuo Spirito sta lavorando nella vita di ognuno di noi, tutto questo si trasformerà in un servizio per il nostro prossimo. Ti prego, Padre, che possa crescere il senso di solidarietà, il senso di amore della tua Chiesa, che possiamo scendere dai nostri piedistalli di purezze dottrinali e possiamo cominciare a lavare i piedi al nostro fratello, al nostro prossimo, che possiamo cominciare a scegliere quello che è il tuo ruolo, quello che tu hai fatto, Padre, diventando servo di tutti. E il Signore ti chiede alla fine di questo incontro: vuoi basarti sulla tua giustizia? Diventerai settario. Vuoi basarti sul mio amore e sulla mia grazia? Diventerai un servo umile. E io prego che ognuno di noi possa scegliere di essere il servo umile, anche se è un ruolo che non sembra da Superman, anche se è un ruolo che non sempre viene gratificato. Quante persone stanno lavorando nel silenzio, quanti missionari che noi non conosciamo stanno dando la loro vita in dei posti scogniti e non hanno nessuna pubblicità, non hanno nessun numero, non hanno nessuna risonanza, ma stanno seguendo il cuore di Dio, che è sempre per i più piccoli, per i più deboli, per quelli che non conoscono la buona novella. E noi abbiamo pregato che Giovanni, Terra Vecchia, sarà un ministro, un annunciatore di buone novelle. Ma io ti chiedo che ognuno di noi questa sera lasci lo spirito settario e si metta in un'attitudine di umiltà a servire con opere buone il proprio fratello.